Sono stati premiati in sala giunta dal sindaco Luigi De Magistris i giovani campani vincitori del concorso nazionale Forbici d'Oro. È la più importante manifestazione dedicata alle eccellenze del settore, promossa dall'Accademia Nazionale dei Sartori, che ha visto sfidarsi giovani apprendisti nella creazione di un abito. Quattro premi importanti, che erano 48 anni che Napoli non vedeva queste forbici d'oro nazionali, ma nel frattempo dal 2015 abbiamo anche portato a Napoli per la prima volta il manichino d'oro nazionale. L'Accademia divide questo premio un anno per il manichino d'oro per il femminile e un anno le forbici d'oro per il maschile. E abbiamo portato dal 2015 ad oggi questi quattro premi importanti e sono quattro giovani poi ad averli. Quattro giovani che si apprestano al futuro della sartoria napoletana e che si apprestano chiaramente a poi ad avere il proprio lavoro, un lavoro che li può identificare, il lavoro che loro amano. Sono molto contento di aver dato queste targhe a dei ragazzi, a delle ragazze giovanissime ma già protagoniste della sartoria napoletana e campana. È un riconoscimento di un mestiere storico della nostra città con tanti maestri, ma è molto bello vedere che si tramandano con così grande professionalità e passione dei mestieri così importanti e radicati nella nostra città. Questo è un orgoglio per Napoli, perché poi questi abiti fanno il giro chiaramente del mondo e che è molto bello che ci siano dei giovani in età appunto così fiorente che decidono di spendere la loro vita per un'arte che ha il marchio tipicamente napoletano.